Uè ragazzi e bentornati! Oggi è uscito il Pulsar 9000 direttamente nel negozio settimanale di Fortnite Salva il Mondo. Disponibile per 1680 di oro, noi in questo video andremo a comprarlo, potenziarlo al 130, full pack leggendari e lo proveremo insieme. Sono veramente curioso oggi, posso dire la mia? Vabbè che sono sempre curioso. Regia, sigla! E con questa pompa concludiamo finalmente il set fantascientifico. È l'ultima arma del set fantascientifico che andremo a potenziare perché appunto è l'ultima che è uscita e l'ultima che uscirà. Sono veramente curioso di provarlo, è anche l'unico pompa appunto del set fantascientifico. Sono molto curioso di provarlo perché appunto promette veramente, veramente bene. Allora, io premetto che raga, le perk come le vedete originali ce le hanno messe con danni critici e livello critico e una perk di velocità di ricarica. Quindi sono già tra virgolette sistemate. Ho dato un occhio alle perk, possibilmente si può cambiare qualcosa, ma non posso ottenere quello a cui vorrei puntare io. Quindi tengo queste perk, sono originali e vanno benissimo. La proveremo appunto solamente con queste perk originali. Ok, arma al 130, full perk leggendari. Vediamo un attimo, dimensioni caricatore a 20 di caricatore, quindi è un caricatore bello capiente, velocità di ricarica 2,3 secondi, quindi sono contento che gli abbiano messo appunto la velocità di ricarica. Costo munizioni 4, vuol dire che un colpo sprecherà 4 munizioni di celle energetiche, raga. Come vedete le perk non possono essere cambiate a nostro piacimento, possiamo aumentare di tanto l'impatto, pur volendo. Se proprio vogliamo, anche se non so quanto ci convenga su un pompa comunque. Direi di partire col gameplay. 30 di ossidata, 11 di raggio e 7 assi. Partiremo a testare l'arma da una zona al 140. Innanzitutto mi piace già come spara. Mi piace tantissimo, mi aspettavo il fatto che comunque riuscissimo ad ammazzare più di uno zombie o almeno a colpirli, ma non mi aspettavo un danno così esagerato. Oh, raga, guardate che bello, madonna. Ok, nuovo bomba più forte del gioco. Nuovo bomba più forte del gioco e ve lo dico dopo averlo provato 10 secondi. Ok, non più forte sul colpo singolo perché vabbè, possiamo magari puntare, che ne so, con lo scudiere sincero sul colpo singolo a fare, appunto, come vi avevo fatto vedere, oltre i milioni di danni. Però raga, guardate questo, cioè con un colpo riuscite a colpire veramente i gruppetti di zombie, persino quelli dietro. Sembra davvero promettente. Allora, riproviamolo. Come vedete, lancia questa specie di anello che comunque si penetra i nemici. Vedete, quelli dietro sono morti. Ma nonostante questo, abbiamo la possibilità anche di scaturire appunto i colpi critici che diffondono i 7 proiettili esplosivi. Ricordate? La perk? C'è un taker e un mostro della nebbia che stanno dormendo. Allora, vediamo un attimo. Magari gli entra il critico, eh. Ah, ok. Stavo dicendo, beh, in effetti non è che faccia poi così danno il danno critico. Invece no, quando gli è entrato, guardate il taker, si è distrutto. Ok. È difficile un po' far entrare il critico in quanto appunto la probabilità è salita al 38%, raga. No, cioè, raga, guardate che potenza. Troppo forte. Troppo forte e comodo anche, mi tocca dire. Adesso grido di guerra. È devastante, raga, questo pompa. È veramente devastante. Pure divertente da usare, se posso dir la mia, come queste armi fantascientifiche. GG Epic, GG. Allora, c'è uno smasher, ma ci sono 200.000 zombie qua. Ecco appunto che sì. Erano pronti a svegliarsi. Allora, vediamo quanto riesco a infliggere a questo smasher.
Ho notato che se gli sparo da troppo vicino addirittura non gli fai niente allo smasher praticamente. Ok, vedete, la distanza ravvicinata, vabbè, è un pompa, quindi va utilizzato solamente. Che ci fa sto superstite qua? Da dove è arrivato, scusate? Da distanza ravvicinata, vabbè, essendo un pompa, stavo dicendo, comunque va utilizzato da distanza ravvicinata. Non uccidetemi, vi prego. Però appunto, quando vi pushano in quantità, ecco, vedete, non mi sono trovato parecchio in difficoltà a dovermi difendere, in quanto appunto tutti quelli davanti prendono il danno da questa sfera. Davvero incredibile, raga. Poi raga, una cosa che comunque ho notato è che sparando, vedete, non triggerate la bombola in sé, cioè il vostro colpo pulito non rischia di far esplodere la bombola, bensì è la sesta perk, oppure la perk dello straniero che mettete nel vantaggio squadra, che vi fa esplodere le bombole, quindi state attenti a come la utilizzate. Non ho ancora provato col grido di guerra contro uno smasher quest'arma. Aia. Ok, non sto vedendo troppi critici. Provo ad allontanarmi un po', ecco. Vedete, nel momento in cui mi sono allontanato, sono riuscito a infliggergli più danno. Riproviamo un attimo con calma. Rilancio anche un campo lento, grido di guerra. E questa volta cerco di tenermi un po' più a distanza mentre gli sparo. Che forse non così distante. Vai tranquillo, non caricarmi, smasher. Beh, ora rispettivamente rispetto a prima ci ho messo molto meno ad ammazzare lo smasher. Vedremo poi dalla clip se riesco a rivedere un attimo il danno inflitto a questi due smasher per capire un attimo. Beh, comunque è un'ottima arma, eh. Vediamo un attimo contro questi, perché dovrebbe trapassare. Effettivamente no. Però se in teoria il colpo, ecco, non lo prende direttamente, dovremmo riuscire a infliggere danno pure a questi col frigorifero in mano. Il nostro famoso venditore di ghiaccioli, attenzione, lui è il venditore. È giunto il momento di bustare i danno con i compagni, raga. Vediamo due secondi. Ora questi hanno anche la morte frenetica. Grazie per il messaggio molto invadente sullo schermo, come sempre, gioco. L'occhio bello che dorme ha sempre un fascino. No, è scomparso così, nel nulla. Dunque raga, io in conclusione vi consiglio assolutamente di comprarvi questo pompa. Secondo me è uno dei pompa più forti del gioco, è sicuramente divertente da utilizzare. Vi lascerò una clip per dimostrarvi appunto la sua effettiva potenza. L'ho utilizzato anche ad una missione veramente veramente alta, se è risultato veramente veramente comodo, oltre che veramente veramente forte. Io vi consiglio un'altra volta di assolutamente comprarlo, perché per 1680 di oro, raga, sicuramente ne vale la pena. E guardate quanto danno riesco a infliggere a questi zombie. Io spero che questo video vi sia piaciuto, raga. Vi ricordo che potete supportarmi come creatore. Per farlo vi basterà inserire il nickname KinoTV nell'item shop di Fortnite. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così fosse, di lasciare solo un bel like. È gratuito. Noi ricordate che comunque ci vediamo con il video di domani. Bella bella! I wish to stop.